Allora, buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto i candidati alla presidenza della Regione per essere intervenuti, ringrazio innanzitutto Edoardo Trasti, Di Maggi, Gian Mario Spacca e Benigni che è intervenuto in sostituzione di Cerisciò. Ringrazio anche per la partecipazione Evangelisti che viene in sostituzione del sindaco Gaspari che si trova fuori in Germania. Io sono Alfredo Vitali, sono il presidente dell'Associazione Ambiente e Salute del Liceo e noi da quasi quattro anni ci stiamo impegnando per impedire la realizzazione del progetto dell'impianto di stoccaggio gas nel sottosuolo di San Benedetto del Tronto. Uno stoccaggio che poi successivamente potrebbe arrivare anche fino a Cupra, Cupra Marittima. E con la collaborazione dei comitati NoTrif di Ripatranzone e NoTrivelle del Liceo abbiamo voluto organizzare questa manifestazione, questo incontro sullo stoccaggio gas e sulle trivelle nella provincia di Ascoli Piceno, sia per conoscere il pensiero dei candidati presidente, sia per ottenere da loro precisi impegni nella tutela dei nostri diritti di cittadini sanciti dalla Costituzione italiana. Due anni fa, in occasione delle elezioni politiche, organizzammo una manifestazione analoga con i candidati del Piceno. Qui fece seguito qualche giorno dopo un corteo di protesta per le vie di San Benedetto organizzato dai comitati di quartiere. Rispetto a quel periodo alcune cose sono cambiate, alcune negativamente, altre invece positivamente. Quella negativa riguarda la procedura di via del procedimento che nel frattempo si è chiusa. Il 19 giugno 2014 il decreto di via è stato firmato dai ministri dell'Ambiente Galletti e dal ministro del turismo Franceschini. Quella positiva è che possiamo affermare che San Benedetto ha raggiunto l'unità di intenti tra cittadini ed enti locali. Possiamo citare come evento più recente la fiaccolata di domenica 11 gennaio che ha visto sfilare circa 3.000 persone per il centro di San Benedetto insieme alle associazioni ed ha visto anche la partecipazione delle istituzioni politiche locali del comune di San Benedetto e dei comuni limitrofi. Variazioni volte a contrastare il progetto sono state condotte sia dai cittadini sia dal Consiglio Comunale di San Benedetto. Possiamo citare l'istanza di autotutela sul diritto alla difesa del patrimonio e della proprietà, fatta propria dal Consiglio Comunale all'unanimità, sia maggioranza sia opposizione, alla diffida al segretario generale Moroni per aprire un procedimento di revisione della valutazione di impatto ambientale regionale in base a errori macroscopici presenti nella documentazione presentata da Gas Plus e cui la Regione non ha risposto dopo averci dato un limite per ottenere la risposta e dalla diffida poi nei confronti dei dirigenti ministeriali responsabili dei procedimenti, cioè Liliana Panei del Ministero del Mise e di Mariano Grillo del Ministero dell'Ambiente per palesi violazioni della legge 152/2006 che disciplina il procedimento di via. Entrambe queste iniziative sono state ribadite da documenti ufficiali firmati dai capigruppo consiliari. Siamo quasi convinti che il decreto di via sia stato firmato da due ministri anziché dal funzionario responsabile proprio in virtù di questa diffida. Gli ultimi sviluppi fanno seguito allo studio di microzonazione sismica obbligatorio per tutti i comuni dopo il terremoto in Emilia commissionato dal comune di San Benedetto del Tronto ed è esaminato da un'equipe di geologi facenti parte dello studio Pegaso di Martinsicuro. Dallo studio risulta chiaro che un impianto di stoccaggio è incompatibile con il territorio a causa del fenomeno della liquefazione del terreno che si verificherebbe nel caso di un sisma di magnitudo 5. La sua realizzazione metterebbe sicuramente a repentaglio la sicurezza dei cittadini.
Abbiamo presentato lo studio in Regione al segretario generale Moroni, all'assessore all'ambiente Malaspina e ai tecnici Piccinini e Cremonesi, chiedendo che la Regione unilateralmente avviasse sulla base di questi nuovi elementi la revisione della VIA. La richiesta ufficiale di revisione è stata presentata dal Comune di San Benedetto, così come richiesto dalle autorità regionali. Siamo ancora in attesa di una risposta ufficiale ed eventualmente di esaminare il documento. Abbiamo portato a conoscenza di questi pericoli il prefetto di Ascoli Piceno, cui abbiamo consegnato 6.500 firme di contrarietà all'impianto, ed è sicuro che presto torneremo a fargli visita per consegnargliene di ulteriori. Come potete ben capire, siamo decisi ad aprire una vertenza senza precedenti contro il governo italiano, qualora questi si ostini a favorire gli interessi di pochi e malmessi speculatori, tra l'altro stranieri. Tutelare la sicurezza, la salute, il valore dei beni e delle attività imprenditoriali li difenderemo con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione vigente. La regione, pur sminuita dal cosiddetto sblocca Italia, può avere un grande ruolo nel convincere i ministri e burocrati romani a desistere e a non imparare a loro spese che San Benedetto e il territorio sono nostri e non a disposizione delle camarille della capitale. Vi ringrazio e passo la parola a Giovanni Magnoni. Buongiorno a tutti, grazie, anche se non è il mio compito quello di essere qui come moderatore, come rappresentante di questa organizzazione, chiamiamola così, ma in realtà è un comitato. Io rappresento il comitato No Trivellazione a Riva Transone e sono il responsabile del consorzio tutela Vini Piceni per le problematiche ambientali. Questo è un po' il ruolo che ricopro oggi e porto appunto la voce del territorio di Riva Transone, che in questo momento è coinvolto in questa situazione di trivellazioni. Qui siamo nel pieno centro coinvolto nello stoccaggio del gas e quindi, come vedete, abbiamo grandi problematiche. Proprio per questo oggi abbiamo la possibilità di fare delle domande ai candidati presidenti e il presidente, abbiamo il piacere di avere il presidente uscente, i candidati presidenti della Regione Marche. Io a questo punto passerei direttamente alle domande, se siete d'accordo. Io prima darei la parola ai rappresentanti di sindaco. Ah, ok, scusate, no? 3 minuti. Avevo gli appunti sull'altro foglio. Grazie, solo pochi secondi, perché volevo innanzitutto da parte dell'amministrazione comunale ringraziare l'Associazione Ambiente e Salute per aver organizzato quest'altro momento. Quest'altra iniziativa, quest'altro momento importante perché, come voi sapete, siamo vicini alle elezioni regionali ed oggi sentire qui i candidati alla guida del governo regionale esprimersi su questa problematica per noi è importante. Quindi ecco, io voglio proprio ringraziare chi ci ha dato questa opportunità oggi. Il sindaco purtroppo è impegnato per motivi familiari fuori città e quindi mi ha chiesto di poter portare anche il suo saluto e il suo ringraziamento. Io penso che oggi è un'altra tappa importante rispetto a un percorso che abbiamo fatto, lungo, che voi conoscete ormai bene tutti, è un percorso che dura da diverso tempo, per il quale insomma l'amministrazione comunale ha cercato fin dall'inizio di mettersi insieme alle associazioni, insieme a tutti coloro che volevano in qualche maniera arrivare ad una soluzione che fosse una soluzione condivisa per evitare la possibilità che nel nostro territorio fosse impiantato questo,
questo impianto di stoccaggio. E quindi insomma noi andiamo avanti con questo percorso, l'amministrazione continua ad essere a disposizione e in prima linea per cercare di risolvere questo problema. Oggi noi credo che potremmo in qualche maniera dare un contributo ulteriore verso questo percorso che ci ha contraddistinto in questo periodo. La parola all'assessore Mariani del Comune di Grotta al Mare in rappresentanza del sindaco. Sì, grazie mille, anche io sono qui in rappresentanza del sindaco che è impegnato in un'altra iniziativa. Quella di oggi è un'opportunità unica, diciamo, quella di avere insieme contemporaneamente tutti quanti i candidati alla presidenza della nostra regione, al fine appunto di ascoltare dalla loro voce diretta cosa pensano su questa. Su questo argomento che noi qui in zona stiamo sviscerando e stiamo analizzando da ormai da un bel lasso di tempo. Io appunto in rappresentanza del Comune di Grotta al Mare ci tenevo solamente ad aggiornare un attimino su quello che è anche il percorso che avviene da parte dell'ente comunale. Noi questo martedì abbiamo deliberato in giunta la costituzione in giudizio avanti al TAR in adesione al giudizio promosso già dal Comune di San Benedetto del Tronto, che si era mosso in maniera anticipatamente assieme al Comune di Montebrandone. Noi appunto ci siamo anche noi costituiti in giudizio avvalendoci della consulenza dello stesso legale, ovvero dell'avvocato Mazzi, che in questo modo crediamo possa avere più, come dire, più cartucce da poter avere a disposizione in questa che ormai è diventata una questione molto spinosa. Quindi abbiamo cercato di dare qualche arma in più, qualche chance in più al nostro legale affinché appunto se ne possa uscire vincitori da questa questione. Non rubo altro tempo perché siamo tutti quanti qui ovviamente per ascoltare la voce dei candidati alla presidenza, quindi mi unisco ovviamente al ringraziamento di Silvano che mi ha preceduto e ringraziare tutti voi quest'oggi perché appunto mettete a disposizione il vostro tempo, il vostro prezioso tempo per andare domenica 31 alle urne con una consapevolezza maggiore rispetto a quello che i nostri candidati propongono. Grazie mille. Sì, allora grazie ai rappresentanti del Comune di San Benedetto del Tronto e di Grotta al Mare, direttamente coinvolti sul territorio, e a questo punto andiamo a leggere le domande per i candidati alla presidenza della Regione Marche. Alla mia destra, per chi non conosce, abbiamo Claudio Benigni in rappresentanza del candidato presidente della Regione Luca Ceriscioli, giusto? Il presidente Spacca, il candidato presidente Maggi, signor Maggi, e il candidato presidente signor Mentrasti. Allora, la prima domanda è: lo stoccaggio di gas naturale nel sottosuolo è un impianto soggetto alle cosiddette leggi Seveso, in quanto catalogato tra gli impianti ad alto rischio di incidente rilevante. Inoltre, questo tipo di impianto rende sicuro l'incidente, anche se non la sua portata dello stesso. Quindi la sua presenza ha sicuramente un pesante impatto sulla sicurezza, sulla salute, sull'ambiente, sul valore delle proprietà ed attività del territorio in cui viene installato. Il Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto, all'unanimità, maggioranza ed opposizione, ha deliberato una richiesta al Ministero per cui l'azienda proponente venisse obbligata a presentare un piano di indennizzi per la sicura svalutazione degli immobili e dei patrimoni dei cittadini e una fideiussione che a prima richiesta per coprire eventuali danni dovuti all'incidente. Nella delibera inoltre il Consiglio Comunale dichiarava di schierarsi al fianco dei cittadini a tutela dei loro diritti fino in sede giudiziaria. I cittadini e i consigli comunali del territorio hanno chiesto al Presidente della Regione Marche la revisione della via regionale incautamente rilasciata dagli uffici regionali. Tuttora non abbiamo avuto risposta positiva. Così vi impegnate a fare per tutelare, ovvero cosa vi impegnate a fare per tutelare i diritti dei cittadini?
salute, proprietà, impresa, paesaggio, così come sancito dalla Costituzione italiana, e per evitare un aspro conflitto sociale tra questo territorio e il governo stesso. Prego, se vuole iniziare il signor Benigni. Allora, buonasera e benvenuti. Io veramente oggi porto la parola del Presidente, del candidato Presidente Luca Cerriscioli, il quale purtroppo per un impegno improvviso non è riuscito ad essere qui. Parlo anche a nome di Fabio Binati, il candidato al Consiglio regionale come me. Sulla questione dello stoccaggio, qual è la nostra posizione? Noi stiamo a fianco alla gente, noi stiamo a fianco di coloro che vogliono avere voce in capitolo sulle scelte che andranno a impattare sul futuro di tutti i cittadini. Allora, come saprete, l'amministrazione comunale di San Benedetto ha voluto affidarsi alle competenze tecnico-scientifiche di un organismo terzo, che è l'Università di Camerino. Da questo studio condotto dalla società Terre.it emersero diverse carenze, diverse lacune e dubbi, quindi, che c'era l'esigenza di fugare. Dopodiché, insomma, siamo arrivati al ricorso al TAR contro le decisioni del Ministero dell'Ambiente di decretare la compatibilità di questo impianto di stoccaggio del gas. La nostra stella polare è stata quindi quella di informare, quella di lavorare tutti insieme fuori da logiche partitiche per cercare di far sapere ai cittadini quali fossero, cosa stesse succedendo sul territorio, quali fossero i rischi concreti per la sicurezza e per la salute dei cittadini. Informare prima di tutto, capire appunto attraverso questi esperti multidisciplinari, ma soprattutto mantenere accesa l'attenzione su un tema nel quale il comune purtroppo era l'anello più debole, meno autorevole, anche se quello più esposto e più vicino ai cittadini. Tutta questa determinazione poi, come sapete, è sfociata, come dicevo, nel ricorso al TAR, mentre per quanto riguarda la Regione Marche è stato presentato un ricorso alla Corte Costituzionale proprio contro queste disposizioni del cosiddetto decreto Salva Italia, che va sempre di più a riaccentrare quelle competenze regionali su temi delicatissimi come quelli che riguardano appunto le comunità locali. Quindi la nostra posizione è stata e rimarrà quella di contrastare qualsiasi azione di qualsivoglia governo che sia tesa ad esautorare le comunità locali dalle decisioni da prendere sui propri territori. Questa è una posizione senza se e senza ma che penso oggi di poter fare anche a nome del candidato Luca Cerriscioli. Grazie. Grazie signor Benigni. Passiamo la parola al Presidente Spacca. Ringrazio intanto l'Associazione Ambiente e Salute per questa opportunità. Ringrazio anche il Presidente Vitali e sulla sua comunicazione vorrei fare un'integrazione, se è possibile, perché nella sua ricostruzione dei fatti manca un pezzo che credo sia molto importante, che è la determina assunta dalla Giunta regionale il 28 gennaio del 2013, che anticipa la non intesa al governo nazionale sul iter che riguarda questo progetto. Sapete che l'autorizzazione di questo progetto è un iter complesso che si compone di diverse fasi, ci sono fasi tecniche, ma la fase finale che determina l'autorizzazione è l'intesa che avviene tra le regioni e Stato. Almeno questo era in base alla legge 160 del 2000. A fronte proprio delle preoccupazioni che erano emerse su questo territorio, la Giunta regionale il 28 gennaio 2013 ha anticipato al governo la determinazione a non dare l'intesa, cioè a negare l'intesa che concluderebbe il procedimento. Credo che questa cosa sia nota perché è stata portata all'attenzione della comunità di San Benedetto
dall'attuale sindaco in diverse occasioni. Le motivazioni di questa mancata intesa stanno, una, nelle valutazioni proprio relative agli aspetti di sicurezza che qui sono stati citati, ma essendo la Giunta un organo sicuramente non tecnico, le motivazioni che sono state rappresentate riguardano soprattutto la vocazione e l'identità di questo territorio. Ci sono due parti. Una motivazione che riguarda la sicurezza, che però non è propria delle funzioni di una giunta regionale che deve attenersi a valutazione degli organi tecnici, ma sicuramente la giunta regionale può dire quali sono le sue intenzioni rispetto a un territorio. Ora voi sapete che noi stiamo facendo, o meglio stavamo facendo, e lo lasciamo in eredità a chi verrà, un'operazione di diversificazione dell'economia regionale. Accanto alla manifattura stiamo cercando di costruire una nuova forma di economia che è legata al turismo e quindi legata alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio, dell'agricoltura, delle bellezze culturali, oltre che di quelle naturali, in modo tale da creare una nuova possibilità di reddito per i territori. E ci sono quattro aree su cui questa scelta di valorizzazione turistica viene naturale: una è Capice, una è Senigallia, una è il Conero e una è San Benedetto, o meglio la Riviera delle Palme. Quindi abbiamo addotto motivazioni di programmazione economica e di scelte che non si conciliano con quella di realizzare qui un impianto di stoccaggio, per le ragioni che tante volte sono state motivate. Questa posizione è stata reiterata e ribadita. Qual è il problema? Il problema è quello che diceva ora Benigni. Noi ci troviamo purtroppo in questo paese nell'incertezza delle norme e quindi con anche la possibilità che possano essere modificate. C'è stata una determinazione che è la legge Sblocca Italia, che praticamente riporta nel centro, nel governo nazionale, quelle che sono determinazioni che una volta appartenevano al territorio. In più c'è in corso una modifica del titolo quinto della Costituzione, seconda parte, che riguarda le deleghe e le competenze attribuite ai poteri locali, in cui tutta la materia ambientale viene riportata in capo al governo nazionale. Questo fa sì che questa nostra posizione potrebbe, il governo regionale, non avere valenza qualora la normativa nel frattempo venisse modificata, sia dalla modifica, soprattutto la modifica del titolo quinto della Costituzione. Noi siamo fermamente determinati a farla volere, tant'è che abbiamo impugnato davanti alla Corte Costituzionale gli articoli 37 e 38 del decreto della legge Sblocca Italia. E questa è la nostra posizione, perché qui ci giochiamo un pezzo della crescita economica della regione, quindi siamo contrari. Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, segue normative di carattere nazionale. Abbiamo rappresentato al governo la necessità di modificarla. In questo momento esiste un comitato tecnico che sta valutando queste cose. Per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini, la funzione è quella di monitoraggio, ovvero quella di verifica della situazione, ma io non vorrei che si arrivasse a questo. In altre aree di elevato impatto ambientale è stata fatta un'azione di verifica e di monitoraggio delle situazioni che vengono a verificarsi, quindi mi auguro che qui non ci arriviamo, come mi auguro che non arriviamo al fatto che si debbano indennizzare i cittadini per il fatto che questa opera viene realizzata. È normale che ci siano, come accade nelle infrastrutture, le compensazioni, ma io mi auguro che qui non si arrivi né al monitoraggio né alle compensazioni, perché correttamente, e questa è la posizione della regione, lo ripeto, è la posizione della regione unica, perché la regione è un organo istituzionale e l'istituzione regionale viene rappresentata dal suo organo di governo, dopodiché le fasi propedeutiche di carattere tecnico hanno una funzione in un atto amministrativo complesso, ma la posizione è quella del no all'intesa. Grazie Presidente. Ricordo i 4 minuti perché per dare modo a tutti quanti di esprimere la propria opinione. Passo la parola al candidato
Siamo in maggio, il Movimento 5 Stelle, come saprete il Movimento 5 Stelle, lo conosceranno i cittadini di San Benedetto e del territorio, hanno fatto battaglia, ha fatto attraverso i propri rappresentanti, attraverso i rappresentanti che sono candidati in regione, una battaglia durissima a favore delle popolazioni, a favore di loro stessi, perché i candidati, ricordiamo, sono cittadini, non sono politici. Due considerazioni d'apertura. Apprendo con stupore che la responsabilità di queste cose per cui noi ci vediamo oggi non è di nessuno, non è del PD in rappresentanza di Ceriscioli, che non viene mai, l'ho visto soltanto una volta all'incontro dei medici, probabilmente queste cose sono meno interessanti rispetto alla problematica dei medici, e non è responsabilità di Gian Mario Spacca, che ha fatto per due legislature il candidato e il governatore, il presidente della giunta del PD. Guarda caso questi due signori sono rispettabili signori, per carità, sono stati dello stesso partito di Renzi che ha fatto il decreto Salva Italia, però ai noi questa cosa non si può evitare. Per cui è come... cade addosso, e il PD fa di tutto per evitarla, però nonostante abbia il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, il candidato della Giunta regionale, non si può fare niente, vedremo quello che si farà. Di questa regione virtuosa, io ho girato, al contrario di Ceriscioli, il territorio spesso e anche con platee meno importanti delle vostre, vi ringrazio di aver partecipato, anche con 10 persone sono andato, perché il contatto con i cittadini rispetto alla politica normale è la nostra caratteristica. Di questa regione virtuosa io non ho trovato segnali, non ho trovato segnali di virtù, perché i comitati stanno nascendo nella regione come funghi, perché i cittadini non si sentono rappresentati da questa politica, da questi politici, per cui stanno mettendo mano al proprio impegno, alle proprie capacità per cercare di risolvere e di tutelare gli interessi loro e della loro famiglia. Naturalmente, certo, chi ha fatto i sacrifici per una vita, chi ha avuto la casa dal padre con duro lavoro, vedere la casa che era stata scelta in una situazione evidente, piacevole, ambientalisticamente gratificante, vederla svalutata dal passaggio di un tubo per il metano o da un impianto a biogas è sicuramente molto spiacevole, ma io credo che a questa cosa non si debba arrivare. Noi del Movimento 5 Stelle, al contrario di tutti gli altri, nel programma abbiamo scritto, lo leggo testuale, senza se, senza ma, senza politichese vago: divieto assoluto di stoccaggio gas, rigassificatori, concessioni di ricerca e perforazioni di idrocarburo in tutta la regione Marche, sia in terra che in mare. Mi sembra chiaro, no? Non è che ci sono equivoci dice sì, noi vogliamo questo, ma ci sono le postille, le cose che potrebbero aprire dei varchi. E perché non siamo assolutamente d'accordo con questa scelta? Questo non lo diciamo soltanto noi, lo dicono anche scienziati, sicuramente, per carità, l'Università di Camerino è sicuramente composta da docenti stimati e stimabili, però l'Università di Bologna in una ricerca ha detto che bisogna ridurre i consumi di energia, efficientare le strutture in maniera energetica, incentivare la cultura del risparmio, visto che non ce lo possiamo più permettere, e soprattutto che è finita l'era del combustibile fossile. Il decreto Salva Italia del PD, partito di Spacca per 10 anni e di Ceriscioli candidato, ha messo nel proprio programma lo sfruttamento degli idrocarburi, con le trivellazioni, con i metanodotti, con le trivellazioni in Adriatico, di cui parleremo dopo. Quindi, che cosa dobbiamo fare noi di fronte a questa cosa? Noi, il Movimento 5 Stelle, in Regione, ci opporremo, perché non siamo per le promesse del programma, siamo per i fatti, il programma deve essere comunque applicato. Ci opporremo a questo scempio del territorio, a questo provvedimento da delinquenti. Ma non solo, io credo che se non riusciremo a fare qualcosa dovremmo anche impedirlo fisicamente, perché mi sembra che si tratti di un'azione di legittima difesa. Grazie mille.
Corigliato Mantrasti. Allora, io me la potrei cavare dicendo che sono d'accordo con il comitato e gli enti locali del Piceno e sarei a posto. Penso però che ci sia necessaria una premessa, e la premessa è questa: è tutta una politica nazionale e regionale sotto il profilo energetico e sotto il profilo ambientale che va modificata. Rigassificatori al largo di Ancona Falconara, stoccaggi come quello di cui si parla oggi, trivellazioni a terra e in mare, gasdotti, ecco, tutte queste previsioni o queste scelte abbisognano di una profonda modifica, di una profonda svolta, e non è un caso che la nostra lista si chiama Altre Marche, cioè noi abbiamo bisogno di concepire una politica energetica e una politica ambientale totalmente altra rispetto alle scelte che sono state compiute a livello nazionale e a livello regionale. Parlo innanzitutto del governo nazionale, il governo nazionale di Renzi, perché qui bisogna essere chiari: il rappresentante del PD diceva che l'opposizione del partito a livello locale, ma non c'è dubbio che a livello nazionale qualcuno, prima è stato Berlusconi, ma negli ultimi 4 anni tutti i governi che si sono succeduti hanno avuto il PD come perno dell'area di governo, e non è un caso che l'ultimo governo, il governo attuale, il governo Renzi, è autore dello sblocca Italia, che rischia di combinare, di disegnare gravi scompensi e gravi danni sotto il profilo ambientale, non solo riportando a Roma tutta una serie di poteri, ma anche attuando scelte che rischiano di pesare notevolmente sull'ambiente e sul territorio. Ricordo, tra parentesi, che è vero che la Giunta regionale ha ricorso dal punto di vista della costituzionalità sul decreto sblocca Italia per quanto riguarda gli interventi a mare, lo ha fatto sulla base di una mozione presentata dal consigliere Vinci, anche dal consigliere Vinci, che è di Sinistra Ecologia e Libertà, che oggi fa parte, insieme ad altri, della lista Altre Marche. Ma anche il governo regionale, a nostro avviso, ha avuto problemi e ha fatto cilecca nel corso di questi anni. Appunto, se parliamo di rigassificatori o parliamo di impianti a biomasse o parliamo anche di stoccaggi, possiamo parlare anche di stoccaggi, vediamo che dal punto di vista della politica regionale, della programmazione regionale, non ci siamo stati proprio per nulla, ed è questo l'atto d'accusa principale. Su questo fronte è necessario rilanciare una programmazione e una pianificazione pubblica delle grandi scelte energetiche e dei loro rilevantissimi e delicatissimi risvolti ambientali. È mancata una programmazione nazionale sulle priorità energetiche, sulle energie alternative, che non devono basarsi, a nostro avviso, sugli idrocarburi, ma devono basarsi sulle energie alternative, e in particolare devono corrispondere agli effettivi bisogni nazionali. Quello che sta accadendo è che l'Adriatico può diventare, tutta la dorsale adriatica, mare e terra, rischia di diventare il famoso hub energetico di tipo europeo, cioè il rischio che noi siamo in presenza di opere, di scelte, di situazioni di attraversamento del nostro territorio che lo sfruttano puramente e non lasciano sul territorio nulla in termini di risorse per quanto riguarda l'agricoltura, l'ambiente, l'artigianato, la cultura, il turismo e così via. Questa politica va cambiata. Noi non possiamo diventare il territorio o mare oggetto di scelte che ci attraversano e ci appesantiscono e minano le basi di un progetto locale diverso, che appunto affonda le proprie radici in un connubio positivo e felice fra pesca, mare, turismo, agricoltura, manifattura compatibile. Queste scelte qui, le scelte dei rigassificatori, le scelte degli stoccaggi, le scelte delle trivellazioni, le scelte energetiche che stanno a monte di queste proposte, sono ovviamente totalmente da cambiare. E aggiungiamo, e poi vado al punto finale della domanda, aggiungiamo che nemmeno possono essere gestite da società per azioni. Queste scelte vanno messe a capo, rimesse a capo di società pubbliche, perché altrimenti
le società per azioni tipo la SG Spa rischiano di corrispondere agli imperativi del profitto in una dimensione che è appunto quella europea e internazionale, mentre noi abbiamo bisogno di ricentrare sul territorio scelte compatibili. Per quanto riguarda la questione specifica, noi siamo perché venga negata dalla regione oggi e in futuro, quindi ci assumiamo l'impegno per quanto riguarda il futuro di negare l'intesa per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto di stoccaggio come assoluta prima trincea. Poi si può anche valutare la seconda trincea, quella di intervenire a favore, a mitigare, a rifondere i danni ai cittadini, ma appunto questa è la seconda trincea e speriamo di non doverci arrivare. Quindi il nostro impegno è che questa cosa venga bocciata. Grazie mille. Non essendo in genere il mio ruolo, vi invito a rispettare i 4 minuti, altrimenti non so come salvarvi. Adesso ci posso chiedere. No, vabbè, è normale, immagino. Ok, grazie mille. Allora, la seconda domanda riguarda appunto le metodologie di applicazione di autorizzazione per quanto riguarda questi impianti. Quindi la domanda che vi rivolgiamo è: nel procedimento di questi progetti altamente invasivi, e parliamo non solo di stoccaggio ma anche di ricerca ed estrazione di idrocarburi, impianti di biomassa e biogas, un ruolo determinante è quello dei cosiddetti tecnici. I fatti, i documenti alla mano hanno mostrato che nel caso del progetto di stoccaggio gas a Samento non si siano accorti di errori macroscopici e di dati non corrispondenti alla realtà per i quali il progetto avrebbe dovuto essere immediatamente rigettato. La Regione inoltre più volte è uscita sconfitta dai comitati di cittadini e da sentenze del TAR nel caso di impianto a biomasse e biogas. Non solo, un'inchiesta ha portato alla luce la presunta corruzione e gli interessi privati di alcuni tecnici, i quali avrebbero rilasciato permessi irregolari ad aziende amiche e addirittura ad aziende in cui avevano partecipazioni. Uno di questi tecnici, ora sospeso dalle funzioni, venne a San Benedetto del Tronto a dichiarare che l'impianto non era pericoloso, che tutto era a posto. Paradossalmente alcuni funzionari regionali, nonostante abbiano causato un gran numero di cause contro la Regione, hanno avuto premi e promozioni. Gli ultimi fatti, verificatisi a livello nazionale, hanno mostrato una situazione ben peggiore per quanto riguarda la commissione di VIA del Ministero dell'Ambiente. Infiltrazioni mafiose, massoniche, funzionari con partecipazioni alle aziende, eccetera. La domanda è: come intendete gestire l'organizzazione degli uffici tecnici? E come intendete valutare e controllare il lavoro dei tecnici e dei dirigenti per fare in modo che il loro operato sia volto alla tutela dei diritti dei marchigiani e non alla loro prevaricazione? Naturalmente, come intendete combattere la corruzione presentata dagli uffici pubblici? Questa è la seconda domanda. Come volete rispondere? Sì, mi sembra che una premessa è dopo questa domanda. Sì, io ripeto, non sono così esperto, quindi scaliamo la prima risposta in sequenza. Quindi, Presidente Spagna. Io vorrei distinguere due piani. Uno è quello per cui siamo qui, che interessa credo il Comitato Ambiente e Salute e la Comunità di San Benedetto, e che si riferisce allo stoccaggio di gas. E mi pare che sia inconfutabile, al di là delle elucubrazioni o delle valutazioni astratte, quale sia purtroppo, ma io direi per fortuna, purtroppo per chi parla da questa parte del tavolo, ma per fortuna dei cittadini di San Benedetto, la posizione stilizzata, formale e scandita in un documento formale come una determina di giunta e anticipata al Ministero di un no all'intesa presa dall'attuale governo, che è un governo di centro-sinistra, che non è un governo del PD ma un governo di centro-sinistra rappresentato
dall'attuale presidente. Quindi questa è la posizione che abbiamo assunto e non è differente. È una posizione che si combina con il ricorso alla Corte Costituzionale qualora si vogliano cambiare le regole in corsa, che non si può fare. E questa è la risposta sul piano del problema specifico che oggi ci ha portato qui. Se vogliamo introdurre invece il tema della politica energetica, dico, rispetto al tema del biogas e delle biomasse, che noi siamo una delle regioni a minore produzione di biomasse. Una centrale di Emilia-Romagna produce più di tutto quello che noi siamo in grado di produrre in questa regione. Abbiamo il più basso limite italiano di valutazione di impatto ambientale per questi progetti. Ci hanno impugnato la legge regionale perché prevedeva un limite a 3 megawatt quando il limite dello Stato era 50. E un mese fa, non più tardi di un mese fa, con decreto che in questo momento è vigente perché sono passati 60 giorni, il limite è stato portato a 25 megawatt. Quindi questa è la posizione di una regione che oggi nelle classifiche italiane, che non facciamo noi, è la seconda regione più verde d'Italia. Proprio per parlare di regioni virtuose, quelle virtù che magari qualcuno non riesce a vedere perché è preso dalla necessità di andare a trovare con la fantasia delle questioni che non esistono. Noi siamo la regione più verde d'Italia dopo il Trentino, abbiamo superato anche l'Umbria, nel senso che in questa classifica c'entra anche la Green Economy e quindi il fatto che non facciamo più ricorso alla produzione attraverso combustibili fossili. Sono stati detti tre no a tre centrali a combustibile fossile, quella di Corinaldo, quella di San Severino Marche e quella di Falconara, proprio perché abbiamo puntato sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico. Queste sono le linee del piano energetico della Regione Marche. Ma se qualcuno ci avesse dei dubbi, sempre questo governo regionale ha detto no al metanodotto, ha detto no alle trivellazioni in Adriatico e non l'ha detto solo con mozioni politiche, con ordini del giorno del Consiglio regionale, l'ha detto anche questo con delibere, atti formali esecutivi della Giunta regionale. Sulle trivellazioni ha preso anche una posizione, ha portato questo tema all'attenzione del Comitato di coordinamento della macro regione adriatica perché si trovi un'intesa con la Croazia, perché sono loro che principalmente realizzano questo tipo di tecnologia. Quindi se si vuole accusare il governo regionale lo si faccia con cognizione di causa e su argomenti che corrispondono alla realtà dei fatti. Perfetto, grazie mille Presidente. Passerei la parola al candidato Mangi. Dunque, sì. Dunque naturalmente si sente, sì. Sì, sì. Il governatore Spacca si è dimenticato di dire del regassificatore che la Regione ha detto sì, però questo è un dettaglio. Dice, la domanda però era sui funzionari che la regione ha nominato per occuparsi di queste problematiche. Io voglio ricordare che il Movimento 5 Stelle ha presentato, attraverso i propri rappresentanti locali, due esposti alla Procura di Ascoli Piceno per tutte le inesattezze, le incongruenze degli atti pubblici e privati, in special modo per la via regionale. Noi parliamo, anzi noi, i politici parlano sempre per acronimi, valutazione di impatto ambientale, forse io non lo sapevo neanche io, adesso lo so. E dunque, quindi riguardanti proprio lo stoccaggio di San Benedetto, che il Movimento 5 Stelle crede che anche in queste procedure siano implicati anche dirigenti ministeriali, non solo regionali. Noi, guarda caso, sono stati tolti gli incentivi alle energie rinnovabili e sono stati lasciati quelli agli idrocarburi. Quindi il disegno è molto chiaro.
Per quanto riguarda invece, ritornando all'argomento, noi siamo per la professionalità, siamo per il merito dei dirigenti regionali. Invece mi sembra che alcuni rispettino soprattutto, come dire, l'appartenenza politica, il riconoscimento e la gratitudine politica. Voglio ricordare che il dipendente nell'articolo 4 del comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente osserva la Costituzione servendo la nazione con disciplina, onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Io credo che nella Regione Marche gli esempi anche di indagati in questo senso sia un pochino difforme a questo che viene detto in questo articolo. Tenendo presente che anche l'articolo 28 della Costituzione dice che i funzionari dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti. Allora, soprattutto per quanto riguarda le centrali biogas a cui si faceva riferimento poc'anzi, noi sappiamo che i comitati, che i cittadini hanno comunque avvertito la Regione che stava prendendo decisioni contrarie alle popolazioni e contrarie a uno Stato di diritto. La Regione è continuata ad andare avanti, è arrivato l'incostituzionalità di questa legge regionale e adesso quelli che hanno cominciato a costruire le centrali biogas vogliono il risarcimento dei danni. Ma il risarcimento dei danni non li devono pagare i cittadini o i comitati, li devono pagare coloro, i politici, che hanno fatto questo danno nonostante tutto indicasse anche il buon senso che queste centrali non dovevano essere costruite. Quindi, il nostro concetto di politica non è di posizione dall'alto. Non si può dire tu stai lì in quel contesto e la centrale biogas te la devi beccare senza poter intervenire, perché questa non è la politica della partecipazione responsabile che noi vogliamo, questa è veramente trattare i cittadini come sudditi e noi a questo siamo fortemente contrari. Tenete presente che andiamo al contrario, a scalare. Sì, sì. No. Allora, diciamo questo, che rispondere un attimino a Spacca, per quanto riguarda gli impianti di biomasse, a nostro avviso erano impianti non sostenibili perché non si inseriscono in modo sostenibile nell'areale di riferimento e quindi non corrispondono ad una idea di agricoltura a basso impatto e legata al progetto locale che noi abbiamo in testa. Quindi può anche darsi che gli impianti biomasse marchigiani fossero diversi in termini di pesantezza rispetto a quelli nazionali, ma appunto qui il problema non è la riduzione del danno, qui è quello di un cambiamento radicale del modello di sviluppo. Noi ne proponiamo un altro, un'altra dei problemi che abbiamo verificato sempre in agricoltura nel corso di questi anni è stato quello dell'intervento pesante, si è fermato fortunatamente, del fotovoltaico in agricoltura, che ha combinato guasti e danni non solo paesaggistici, si potrebbe parlare dei tagli pesantissimi ai parchi regionali, così come al fatto che la rete ecologica non sia decollata e il consumo di suolo abbia continuato a produrre danni. Ma a parte questo, ci sono state scelte sia nazionali di stoccaggio per messi in estrazione, lo sblocco Italia, sia regionali per quanto riguarda i rigassificatori, ancora Falconara, che a nostro avviso sono totalmente sbagliati e da cambiare. Detto questo, per venire alla risposta, non è facile rispondere alla domanda perché la giungla normativa esiste, purtroppo esiste il dominio degli interessi economico-finanziari e privatistici che insieme alla commistione affaristica e anche alla corruzione dei funzionari, non solo quelli regionali, ma io parlo in termini generali, non agevola una risposta positiva.
soprattutto in un momento in cui Roma accentra tutta una serie di poteri in una logica antiambientale che ovviamente non facilita una risposta positiva. Per quanto riguarda il merito, vado a chiudere, io credo che la prima cosa importante da fare sia quella di aumentare la circolarità, la progettualità, il funzionamento dei servizi regionali. Se riusciamo a preparare meglio i nostri funzionari, a integrare al meglio il lavoro circolare, produttuale e progettuale dei servizi, io credo che faremo un passo avanti. Ma le due risposte fondamentali sono: primo, noi dobbiamo ripristinare la programmazione nazionale e regionale, perché è fondamentale che la politica riacquisisca il potere di comando, perché non è possibile scaricare sui tecnici una responsabilità che compete a noi. Noi abbiamo il dovere di dire le cose che si fanno e le cose che non si fanno, e non si può scaricare sui tecnici a valle una responsabilità che compete a noi. Se un impianto di stoccaggio o un permesso di estrazione o un rigassificatore o quant'altro non si deve fare perché non è utile alla programmazione nazionale, non è utile al territorio, questa responsabilità compete a noi. Quindi la principale questione è questa: il richiamo ad una volontà di programmazione che in questi anni è mancata. La seconda questione riguarda il controllo e la partecipazione dei cittadini. I progetti non vanno tenuti nei cassetti, non vanno segretati, non vanno fatti conoscere all'ultimo momento. Occorre coinvolgere energie diffuse, i comitati sul territorio che hanno premuto e lottato nel corso di questi anni, altro che comitatini di Renzi o le accuse di Renzi e del PD nazionale rispetto ai comitati che si impegnano, che socializzano, che fanno partecipare, che mettono il naso nelle scelte delle istituzioni e dei politici. È per questo che noi avanziamo la proposta di una legge regionale che istituisca poteri effettivi di incidenza, costruisca le opportunità, le risorse, gli strumenti e le sedi affinché le energie sociali diffuse sui territori incidano concretamente sul processo di programmazione, sulle procedure di programmazione, dunque sulle scelte economiche e ambientali che vanno prese, che devono essere prese o andranno prese sui territori. Questa questione qui è una questione decisiva, perché se ci fosse stata, se ci fosse una legge regionale precisa riguardo, io penso che tutta una serie di scelte potrebbero essere incise, affrontate a monte e non magari discusse o lottate a valle. Quindi, e chiudo, dall'alto bisogna rioperare una scelta di programmazione forte, dal basso serve una legge che mette in condizione i cittadini di sapere, conoscere, intervenire prima che le scelte si compiano. Grazie mille. Sì, dicevo, io credo che una premessa vada fatta, insomma, se ci sono stati errori o comportamenti illeciti da parte di chi che sia, io confido nell'autorità giudiziaria che saprà scrivere la parola verità su queste vicende. Io però non credo che se un tecnico, più tecnici hanno sbagliato, sia giusto puntare il dito sull'intera categoria. Io credo che nelle amministrazioni pubbliche ci siano ancora tantissimi tecnici bravi, affidabili, capaci, amanti del proprio lavoro, e io credo che la buona politica debba guardare loro. Una politica deve essere sobria e onesta, e se lo è, io sono convinto che con Cerisciori lo sarà, io credo che si potrà eliminare tutte quelle incrostazioni delle macchine amministrative, quindi quelle lentezze negli apparati. Come? Io credo soprattutto con la trasparenza e con la semplificazione. La trasparenza significa che ogni cittadino deve poter vedere all'interno dei palazzi del potere con un contatto più diretto e forte con i propri rappresentanti. La semplificazione normativa che deve garantire a questa trasparenza di non essere, come dire, opacizzata da questa burocrazia eccessiva. Io credo che la corruzione proliferi in tutti quei contesti dove non c'è semplicità e dove non c'è
linearità, e quindi il nostro impegno dovrà essere questo, quello di garantire diritti uguali a tutti, a cittadini e imprese, ma il primo passo deve essere quello della semplificazione, che può riuscire a inquadrare e quindi smascherare la corruzione, sia che venga singola sia che sia sistemica. Grazie. A questo punto andiamo alla terza domanda. Questa, diciamo, che riguarda particolarmente il mio comitato, che è quello di Riva Tranzone, dove purtroppo abbiamo queste due richieste, a quanto pare, una è ufficiale e l'altra è ufficiosa, di perforazioni di ricerca. E partiamo con l'affermazione che le disgrazie purtroppo non vengono mai da sole. Il nostro ridotto territorio piceno si trova ad affrontare un'altra grave problematica: la richiesta di una società inglese scarsamente capitalizzata e fortemente indebitata, la classica società d'assalto, di ottenere il permesso di trivellazione alla ricerca di gas a Riva Tranzone. Il territorio coinvolto da questa concessione petrolifera riguarda ben 9 comuni. Oltre alle problematiche della tutela dei diritti dei cittadini, sicurezza, salute, tutela dei valori immobiliari e delle attività imprenditoriali degli indigeni, non può che constatarsi che questo eventuale e brutale intervento devasterebbe sia il tessuto agricolo e di trasformazione dei prodotti agricoli pregiati, sia il turismo, compreso l'enogastronomico, così complementari all'economia turistica della Riviera. In una parola, tra stoccaggio e trivellazione avrebbe un territorio devastato. L'utile andrà fra francesi ed inglesi, i danni agli italiani. Speriamo di no. A questo progetto si affianca il mega gasdotto Cellino Teramo San Marco. Si prevede che questo gasdotto cancellerà un quantitativo enorme di vigneti a DOC e DOCG nel Piceno e nel Fermano. Cosa pensate di fare perché la Regione Marche si opponga a questo massacro del territorio? Ed eventualmente, visto che la procedura del caso di trivellazioni è agli inizi, intendete, qualora eletti presidente, fare atti concreti che dissuadano il Ministero a procedere da solo? Inizio dal candidato Maggi. Dunque, oltre al metanodotto che attraversa le Marche, che è Chieti-Ravenna, ce ne sono due in progetto. Uno è il Cellino, quello citato nella domanda, San Marco, 75 km, che non si fermerà ma continuerà fino a Recanati, e questo potrebbe essere propedeutico proprio al discorso dei rigassificatori in mare, per cui potrebbero diventare dei terminal. Uno è stato già approvato e l'altro, quello dei Recanati, sembra che non si faccia più, ma qualcuno dice che si potrebbe anche fare. Io ricordo, ero con i comitati ambientalisti quando la Regione approvò questo rigassificatore, di cui il Presidente Spacca si è dimenticato di citare, e ricordo i lavoratori dell'API che avevano il pericolo di essere messi in mobilità contro gli ambientalisti, e questa è una forma classica del potere per far scoppiare questa guerra tra poveri. Lo stesso si sta verificando col cementificio che dovrebbe bruciare il CGS, una parte dei rifiuti, a Castelmondo, il cementificio Sacci, per cui sono stati messi in mobilità, mi sembra, 89 dipendenti contro gli ambientalisti che vogliono tutelare la salute propria e delle loro famiglie, e anche delle famiglie di coloro che lavorano là. È veramente un sistema che nella paura, nel caos, cerca di far passare soluzioni o decisioni socialmente improponibili come politicamente necessarie e inevitabili. E quindi è questa la guerra dei poveri. Io mi ricordo proprio in questa seduta del Consiglio regionale quando i lavoratori dell'API gridavano a coloro che si opponevano al regassificatore, che era Falconara, Ancona, il regassificatore
negli Stati Uniti va, mi sembra, a 80 miglia dai centri abitati, noi ce l'abbiamo a meno di 15 miglia, meno di 15 km da Ancona e Falconara. E allora io ricordo bene i lavoratori dell'API che dicevano: ho il mutuo da pagare, me lo paghi tu, rivolta agli ambientalisti, io ho un figlio da mantenere, me lo paghi. E quindi questa è una strategia che riguarda queste decisioni che vengono prese. Poi c'è il secondo, è quello del famoso gasdotto Rete Adriatica che attraversa gli Appennini da Sulmona a Minervio. È stato approvato nel 2013 e finanziato dalla BEI con 300 milioni di euro. Il primo, Cellino San Marco, come diceva prima il comitato, il rappresentante di Ripatranzone, sarà veramente devastante per il territorio, un territorio che ha un'agricoltura e prodotti di eccellenza, e queste cose non contano niente, la vita delle persone, il lavoro che viene da generazioni, di fronte agli interessi non contano niente, perché tutto viene ricondotto a un unico interesse particolare che è veramente, lo diceva qualcuno prima, quello di far diventare l'Italia un hub del gas, cioè un centro di raccolta, hub è una parola strana, un centro di raccolta del gas per poi mandarlo in tutta Europa e speculare sul prezzo che si paga oggi per quello che verrà venduto domani, perché è una speculazione finanziaria, un hub del gas che nessuno, i paesi forti dell'Europa, di questa Europa che non è una comunità ma è un'unione, non guarda caso, per cui i paesi forti dell'Europa non vogliono nel loro territorio queste cose e le regalano a un paese del sud e un paese politicamente poco reattivo e facilmente corruttibile come l'Italia. Volevo fare una piccola chiosa alla domanda. In una parola, tra stoccaggio e trivellazioni avremo un territorio devastato, l'utile andrà a francesi e inglesi, i danni agli italiani, non a tutti gli italiani. Quando non c'è programmazione economica ed ambientale, quando non c'è governo nazionale, soprattutto, quando è il mercato che decide quasi tutto, quando si avanza la logica dello sblocca Italia, da parte di questo governo PD Renzi, i risultati rischiano di essere questi. Se qui non si rovescia la logica economica e finanziaria che ha presieduto gli ultimi 20-30 anni e non si fa programmazione pubblica e non si ha la volontà precisa di salvaguardare l'ambiente, i risultati sono questi. Ma qualcuno avrà la responsabilità che negli ultimi 20-30 anni non si è programmato e si continua a non programmare, anzi si continua a scassare con lo sblocco Italia? Perché questo sblocco Italia adesso pare che non abbia più né padri né madri, no? Invece c'ha dei padri e c'ha delle madri. Si chiama governo nazionale di Renzi e anche qualcuno che a livello locale, all'interno di quel partito o delle alleanze imperniate su quel partito, ne porterà la responsabilità. Perché sennò qui i cittadini non capiscono, non si capisce più dove sono le origini e le responsabilità. Allora quando succede questo, può venire fuori una società inglese scarsamente capitalizzata e fortemente indebitata, con la logica finanziaria da società d'assalto, può arrivare a fare le cose come a Ripatranzone. Allora, premesso che Sinistra Ecologia Libertà, di cui mi onoro di appartenere, oggi altre marche assieme ad altri soggetti, Libera, la FIOM, i comitati dell'acqua, altre forze della sinistra, è stata protagonista in Consiglio regionale di una mozione che ha spinto anche la Giunta regionale e il Consiglio regionale ad intraprendere la via del ricorso di incostituzionalità contro lo sblocco Italia. Detto questo, per richiamare ad ognuno i propri compiti,
i propri doveri e le proprie responsabilità. A nostro avviso la Regione oggi, ma soprattutto per il futuro, per quello che succederà dopo il 31 di maggio, a nostro avviso deve negare l'intesa che resta nelle sue prerogative sulle tribolazioni a terra per quanto riguarda l'impatronazione e non solo. A maggior ragione lo deve fare perché le attività, l'attività di cui si parla rischia di produrre un forte impatto sulle risorse locali che voi avete detto nella domanda, che sono assolutamente da preservare, su cui non ci ritorno, anche perché, udite udite, a dati 2011 le royalty, come si dice in inglese, non lo so perché ho fatto il francese, stanzierebbero appena 154.000 euro. Teorici. A fronte, come? Teorici, addirittura, a fronte della, come dire, una miseria, a fronte dello sconvolgimento del territorio, della caduta di valore dell'attività economica, immobiliare e così via. Quindi, diciamo, questa operazione è tutta a perdere e dunque non va rilasciata, non va combattuta, va negata, primo punto, e termino, anche facendo una battaglia generale contro il mega gasdotto. Perché ero io quello che aveva parlato dell'hub, se forse te ne scordato, e in quanto a nostro avviso tutte queste operazioni, mega gasdotto ed altro, non sono funzionali ad una programmazione nazionale, all'interesse nazionale, ma corrispondono ad una visione globale, malata, di una politica economica e ambientale che invece deve essere assolutamente altra. Quindi questa è la nostra posizione, la posizione di altre Marche sinistra. Grazie. La parola al candidato Benigni. Sì. Sì, allora io credo che l'unico vero petrolio del nostro territorio piceno sia il nostro buon vino, sia l'acqua, sia la qualità della nostra agricoltura, sia questo paesaggio veramente modellato dalla natura e dall'uomo, e quindi la nostra posizione è di netta contrarietà rispetto a chi vuole in qualche modo violare questo territorio. Io non ho raccolto alcune così piccole polemiche prima fatte da altri candidati, perché mi sembra assurdo che in questo momento ci sono diversi candidati che hanno la stessa identico pensiero su questa problematica, sia dello stoccaggio sia delle trivelazioni, e si riesce anche in questo caso a fare dei distinguo. Ora io credo che quando ci troviamo di fronte a problemi così vitali come la sicurezza e la salute dei cittadini, bisognerebbe fare fronte unico e lottare per tutto questo. Io chiaramente non mi chiamo Matteo Renzi, mi chiamo Claudio Benigni, e se sarò eletto mi batterò per tutto questo, come lo stesso farà Luca Cerisciolo. Dico questo perché noi abbiamo delle risorse davvero incredibili nel nostro territorio, e a mio avviso sono inalienabili. Che cosa voglio dire? Non possono essere venduti a interessi di pochi a discapito di quello che è l'interesse del nostro territorio e di tutta la nostra, della nostra gente. E quindi per quanto mi riguarda, se malaugatamente dovesse arrivare qualche ordine superiore, quindi dal Ministero, che cerchi di scavalcare le competenze regionali, noi non esiteremo a scendere in piazza a fianco dei cittadini, a fianco delle imprese, a fianco di questi comitati, per contrastare queste scelte dissennate. Grazie. Una risposta sulla questione specifica e una sulla programmazione. Sulla questione specifica che riguarda il mega gasdotto, c'è stata già, l'ho detto prima Meltrasti, una posizione formale assunta dalla Giunta, ispirata dal Consiglio, ma decretata dall'esecutivo di un no al gasdotto. Ma qui si è dimenticato anche l'altro no che è stato detto al governo regionale all'elettrodotto di Terna. E quindi mi pare che non c'è la necessità di sottolineare un'opinione, c'è un dato di fatto che testimonia quale sia la politica del governo regionale, che proseguirà nel corso del tempo.
È stato evocato il rigassificatore, ma il rigassificatore non c'è, è un progetto che prudenzialmente il governo regionale ha sostenuto, perché se per caso la Libia entrasse in crisi e noi non avessimo più il gas della Libia e continuiamo con questa politica nei confronti della Russia, della Federazione Russa, il metano a noi chi ce lo dà per alimentare le nostre attività produttive e per riscaldare i nostri ospedali e le nostre case? Quello è una riserva, tra l'altro non pericolosa, che salvaguardia l'ambiente, meditata lungamente a 18 km dalla costa di Falconara, dove esiste una raffineria, in un contesto che è fortemente degradato rispetto alla sua vocazione industriale, che ha la possibilità di risolvere un problema, qualora ce ne fosse bisogno, della comunità regionale. Il rigassificatore non c'è, è un processo all'intenzione. Tra l'altro in questo momento non esistono le condizioni neanche per farlo, e tra poco scadranno anche le possibilità di autorizzazione a quello stesso progetto. È stata evocata qui la necessità di rispettare i cittadini, ma io chiedo il rispetto anche delle istituzioni locali, delle regioni. È giusto che i cittadini siano rispettati e che ci sia una normativa che li salvaguardi rispetto ai loro diritti, ma ci sono i diritti anche delle regioni e delle istituzioni locali. Non mi sta bene che in questo paese ci sia una legge nella regione Marche, impugnata dal governo nazionale, che disciplina la materia energetica in maniera esattamente opposta a quello che accade in tutte le altre regioni italiane. Io mi chiedo perché è stata impugnata la legge della regione Marche in materia energetica, che era fotocopia di tutte le altre leggi regionali italiane. Perché solo per la regione Marche è avvenuto questo? Allora io rivendico anche questo diritto alla chiarezza del diritto, alla chiarezza delle norme, perché è su questo che si gioca. Non avevo prima risposto alla sua domanda anche, e l'ha detto molto bene Benigni, il discorso della trasparenza e della lotta alla corruzione, nella certezza del diritto che non c'è più in questo paese. E infine io contesto la narrazione che viene fatta qui di una regione o di una comunità regionale che addirittura fa una politica che non tiene conto della vita delle persone. E anche qui io cito i dati: noi siamo la regione d'Italia dove si vive meglio, dove si vive più a lungo. Non c'è una regione d'Europa che abbia la stessa speranza di vita, e questo è l'indice della qualità del nostro ambiente, l'indice della qualità della nostra alimentazione. Significa che i nostri alimenti a chilometro zero molto spesso non sono inquinati dalle caratteristiche di un territorio che è violato. Se le Marche oggi hanno oltre 500 centenari rispetto ai 90 di 5 o 6 anni fa, significa che la nostra vita, la vita dei nostri cittadini, si allunga, perché l'aria, il suolo, quello che noi respiriamo è qualcosa che testimonia della qualità della nostra esistenza. E io questo lo rivendico al governo regionale, credo debba essere un progetto per il futuro, debba essere un progetto che ci portiamo avanti nel corso del tempo, perché io sfido chiunque a trovare gli stessi dati in giro, non per l'Italia, per tutta l'Europa. Diciamo che siamo quasi tutti sulla stessa linea in generale, con argomenti diversi. Diciamo, la salvaguardia dei nostri diritti mi sembra che sia l'argomento principale, quindi stiamo andando nella direzione giusta, poi vedremo cosa succederà. Allora, la quarta domanda, l'argomento è sempre lo stesso: gli interessi speculativi. Quindi la vado a leggere direttamente, poi risponderà per primo il signor Mentras. Allora, gli interessi speculativi di piccole e grandi compagnie, avulse da qualsiasi programmazione seria e responsabile, non lasciano in pace nemmeno il mare Adriatico, decisivo sia per gli assetti turistici
turistici che per la pesca, e qui giochiamo in casa. Come saprete, studio DAMAC, prodotto da Regione Marche e Contea di Zara, redatto dall'Università di Ancona, Zara, Zagabria, finanziato dalla Comunità Europea, il mare Adriatico non solo è fortemente inquinato, ma non sono da escludere eventi negativi ben più pesanti di quelli già subiti. Va da sé che l'accettazione e l'installazione di piattaforme di ricerca di idrocarburi in mare causerebbe un ulteriore aggravamento dello stato di compromesso, già compromesso del mare Adriatico. La domanda è sempre la stessa: cosa intendete fare sia presso le altre regioni, presso il governo e la comunità europea per salvare ciò che resta del mare Adriatico? Ciò che è successo da decenni a questa parte ha prodotto un'immagine, un assetto sicuramente migliore di quello di altre regioni, e questo appartiene alla comunità regionale e a tutti i soggetti economici, sociali e civili che l'hanno costruita. Io però penso che, nonostante questo, che è patrimonio di tutti, non di questo o di quel governo, è patrimonio di questa regione, l'ha costruita e l'ha difesa nel corso degli ultimi 50-60 anni, penso però che le fratture e gli squilibri si stiano moltiplicando a dismisura, e non sempre la politica nazionale e anche quella regionale, dicevo qualche esempio, stanno contribuendo ad evitare che queste fratture e questi squilibri danneggino quell'assetto di cui tutti andiamo fieri. Arrivo al punto del rigassificatore perché io penso che, a parte i problemi di traffico, impatto e sversamento in Adriatico che potrebbero causarsi, quella infrastruttura, cioè il rigassificatore a largo di Ancona Falconara, noi pensiamo che non sia nell'interesse della comunità regionale, ma sia appunto un'opera che si inserisce in quell'hub, in quella cosa che a nostro avviso non va bene, per cui l'Italia e quindi anche la nostra regione diventino stazione di transito e di calata, discende, che non corrispondono allo sviluppo sostenibile che abbiamo in testa, ma corrispondono appunto a logiche che ci passano sopra la testa e che si rifanno ad una globalizzazione di tipo non programmato, sfrenato, eccetera. E aggiungo ancora, ci sembra francamente dal punto di vista ambientale assolutamente un orrore pensare che di una materia prima, il gas, prima lo si liquefa e poi lo si rigassifica. Dal punto di vista energetico e ambientale è un orrore, non regge sotto il profilo appunto della tenuta e della sostenibilità ambientale. Quindi, se non regge, è una cosa che non si può fare e non si deve fare se vogliamo che questo pianeta abbia un futuro. Per quanto riguarda le questioni specifiche, io ho detto prima del ricorso per quanto riguarda la battaglia sulla costituzionalità, penso che sia necessario anche rafforzare il profilo di lotta e di vertenza istituzionale che una regione e le regioni possano fare nei confronti dello Stato centrale, qualora lo Stato centrale sia cieco e sordo, e dunque sino al punto di disertare la conferenza Stato-Regioni e sino al punto di mettere in campo un'azione di disobbedienza istituzionale se lo Stato a Roma non ci ascolta. Per quanto riguarda poi la questione specifica, noi pensiamo che un quadro di programmazione giusto dal punto di vista delle risorse possa essere quello della macro regione Adriatico-Ionica, può essere un'opportunità per farne una cornice, uno strumento per attrarre risorse, per sostenere uno sviluppo sostenibile, per attrarre risorse orientate al territorio, ad un progetto integrato e serio. Questo potrebbe essere una proposta, una finestra, un'opportunità per il futuro. Abbiamo il timore però che anche la macro regione Adriatico-Ionica possa essere invece utilizzata secondo un'altra logica, che è quella magari, che so, per spandere infrastrutture, per realizzare opere impattanti, per promuovere una logica di mercato e una competizione sfrenata che rischia di non farci fare nessun passo avanti. Noi ci impegniamo all'interno
all'interno di questa eventuale cornice del futuro, per far sì che il Mar Adriatico, che è parte decisiva di questa cornice istituzionale di programmazione, possa essere il Mar Adriatico della pesca, del turismo, non il bacino delle navi gaziere o delle navi petroliere, non il bacino bucherellato da trivollazioni o da interventi assolutamente impattanti. Ecco, questo è l'impegno che noi ci possiamo assumere. Ho cercato di dire anche come, dal punto di vista istituzionale di programmazione e anche dal punto di vista dei fondi europei nuovi da attrarre, si può pensare ad uno sviluppo sostenibile che non insegua opere e iniziative assolutamente negative del tipo di quelle che abbiamo discusso qui. Grazie mille. Passerei la parola a questo punto. Allora, sulle trivellazioni a mare, insomma, un po' quello, il discorso che abbiamo fatto sulle trivellazioni sul suolo, cioè il mare Adriatico è, come sappiamo, un mare chiuso, un mare che ha un equilibrio delicatissimo, un mare che è soprattutto sinonimo per noi delle Marche, per tutte le città che sono lungo la costa, è sinonimo di pesca, di lavoro, di turismo, e io credo che una politica di questo genere sia veramente miope. Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, nei fondali marini ci sarebbero riserve di petrolio che potrebbero coprire il fabbisogno nazionale per almeno 7 settimane, e se aggiungessimo invece le riserve che sono presenti soprattutto nella zona della Basilicata, potremmo raggiungere le 13 settimane. E quindi la domanda sorge dopo: ma se un intervento di questo tipo non risolve il problema del fabbisogno energetico nazionale e nemmeno lo aiuta, a cosa serve, se questo poi va a confliggere fortemente contro delle attività economiche importantissime, quali sono quelle appunto della pesca, dell'agricoltura, del turismo, sia collinare e costiero? Io credo che tutto questo vada contrastato con forza. Io spero molto in questo ricorso alla consulta di poter invertire questa tendenza. Io credo che dovremmo mettercela tutta per cercare di riportare le comunità sul tavolo dove si decide. Grazie. Presidente Spagna. Sì, ho già detto della posizione netta contro le trivellazioni. Tra l'altro è una posizione che è stata espressa anche a livello nazionale in una conferenza che abbiamo fatto proprio sulla macroregione in Abruzzo. Da questo punto di vista io credo che la strategia della macroregione adriatica sia decisiva al fine di trovare un equilibrio sul Mar Adriatico, perché la strategia della macroregione ha 4 punti, tutti hanno una valenza ambientale, quindi sono orientati soprattutto a evitare che un mare chiuso all'interno di un mare semichiuso, perché l'Adriatico sta dentro il Mediterraneo, che è un mare a sua volta semichiuso, ha dei problemi di carattere ambientale sulla biodiversità, sull'equilibrio del mare, che diventa la prima priorità della strategia. Infatti ci sono 2 dei 4 assi che sono orientati a questo, uno proprio relativo all'ambiente e un altro a una forma di economia che è legata proprio all'economia blu, quindi all'equilibrio che si determina tra ambiente e crescita di attività economiche ecosostenibili, e quindi questa è la preoccupazione che anima questa strategia. Da questo punto di vista il tema delle trivellazioni, come dicevo all'inizio, è stato già posto in modo formale, soprattutto nei confronti degli altri paesi, perché quelli sì hanno un problema di crescita selvaggia. L'altra sponda, che è quella che fa riferimento a 7 paesi, dalla Slovenia fino ad arrivare giù all'Albania, e quelli vedono la macroregione come la possibilità di creare quelle infrastrutture, le strade, le ferrovie, le infrastrutture immateriali e anche quelle forme di sviluppo che oggi non hanno. Quindi se non si trova un punto di equilibrio, il problema potrebbe nascere dall'altra sponda, perché ha sensibilità opposte a quelle che abbiamo noi,
E allora questo diventa davvero una modalità per una crescita insieme intorno alla comunità adriatica che sappia salvaguardare questo problema e può dare insieme una risposta a un problema che, se anche risolviamo noi a largo delle coste marchigiane o abruzzesi, viene vanificato dal fatto che in Croazia fanno perforazioni a getto continuo proprio per risolvere il problema dal loro punto di vista. Quindi io credo fortemente, anche per essere stato forse il più forte sostenitore a questa logica di condivisione in una comunità più vasta dei problemi che non possiamo risolvere da solo. Il problema dell'Adriatico è un problema che va risolto nell'Adriatico tutti insieme. Il problema delle trivellazioni in Adriatico non lo possiamo risolvere come Regione Marche, ma lo possiamo risolvere come regioni adriatiche, dalla Puglia fino al Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto con la Croazia, con la Slovenia, con la Bosnia Erzegovina, con la Grecia, con l'Albania, con la Serbia, con tutti loro, col Montenegro, perché questo è l'approccio e credo che la soluzione concreta vada proprio in questa direzione. Sì, dunque io devo avere dei limiti personali perché tutti sono d'accordo su questa linea, però c'è un sacco di gente che protesta, non riesco a capire qual è il nesso tra queste due cose. Per quanto riguarda il TAMAC, che è stato citato nella domanda, è stato prodotto dalla Regione Marche e dall'Università d'Ancona e da Zara, Zagabria, e naturalmente era arrivato un progetto con delle ottime intenzioni per salvaguardare il mare Adriatico. Poi sono venute le approvazioni del rigassificatore, dello stoccaggio gas, che tra l'altro mi è sempre detto è veramente unica al mondo. Lo stoccaggio gas sotto un territorio così densamente diffuso è veramente la palma mondiale del rischio del pericolo. Però la responsabilità di questo non è di nessuno, tutti si oppongono e probabilmente i lavori andranno avanti a meno che veramente non ci si unisca tutti insieme, veramente la partecipazione responsabile diventi una parola piena di contenuti, non soltanto vuota e usata a sproposito. Per quanto riguarda l'Adriatico è un mare chiuso, non devo insegnare niente ai saperi dettesi, anzi sono loro che insegnano me. È un mare chiuso la cui corrente, entrando dallo stretto di Otranto, passa per la costa dell'ex Jugoslavia, senza citare tutti i paesi, gira e viene giù. Quindi tutte le schifezze ce le porta giù perché la corrente gira in senso antiorario. Per cui già questo va tenuto in estrema considerazione. Cosa ha fatto la Croazia? La Croazia ha fatto delle trivellazioni, ha visto che c'era del petrolio e ha dato anche già le concessioni per l'estrazione. L'Italia ha detto, non so, con gli esponenti del PD credo, ha detto, dice, ma come la Croazia ci guadagna sull'estrazione del petrolio? Noi no. E allora adesso c'è anche questa, c'è l'autorizzazione a trivellare il mare Adriatico. Sono già state fatte trivellazioni, i campioni di petrolio che sono stati estratti sono di scarsa qualità, viene chiamato petrolio bituminoso e adesso c'è il rischio che vengano date le concessioni per l'estrazione di questo petrolio bituminoso, tenendo presente che questa cosa dà solo svantaggi, nessun tipo di vantaggio, occupazione quasi niente, soldi allo Stato meno che meno, perché le royalties sono del 10-15% sul prodotto estratto, quindi sono delle cose sul prodotto estratto già di bassa qualità, mentre i paesi del nord chiedono per i pozzi di petrolio dal 50 al 60%. Questo non si capisce perché noi chiediamo una cifra così bassa. Forse ci saranno royalties che vanno per altri canali che noi non conosciamo. Quindi dai rilievi dei satellitari le trivellazioni rivelano delle scie lunghe e fangose che sono i fanghi che vengono fuori dalle trivellazioni, che sono ovviamente dannosissime per l'ecosistema. Ma poi le trivellazioni in Adriatico, qui davanti, su una regione che vive di mare, di pesca e di turismo legata al mare, le trivellazioni sono estremamente pericolose. Cito il caso più eclatante, che è quello del Golfo del Messico. Se succedesse una cosa infinitesimamente più contenuta, la nostra economia
Salvini andrebbe veramente a farsi benedire. Non si capisce perché il principio delle precauzioni che viene adottato come principio europeo qua in Italia non vale. Per cui quando il principio della precauzione cosa dice? Se non si sa se questa cosa è dannosa o no, se non ci sono gli elementi per valutarla, il principio della precauzione dice che non bisogna farla. Qui invece la prova aspetta chi ha le popolazioni alle popolazioni che devono dire guarda che è dannoso, ti devo dare la prova che questa cosa è dannosa. È una cosa veramente fuori di ogni logica. Per quanto riguarda cosa vorremmo fare per la comunità, il governo regionale mi sembra che nel nostro programma l'abbiamo detto, l'ho citato alla prima risposta e quindi siamo chiari senza infingimenti o possibilità di capire cose diverse. Per quanto riguarda il governo europeo, io devo fare una piccola, sono arrivato a 4:30, devo correre, devo dire che il governo europeo è stato per l'Italia veramente un collettore di trombati politici che si sono sempre poco occupati delle questioni italiane. Non parlo dei Renzi e delle Moretti che sono tutti i giorni in televisione e nelle commissioni hanno delle presenze bassissime, parlo anche di persone come i Vazzanicchi o altri attori o cantanti che stavano lì a prendere lo stipendio e a bivaccare. Quindi noi abbiamo 17 deputati europei. Abbiamo incontrato le marinerie l'altro giorno qui a San Benedetto e ci hanno raccontato veramente il disagio di queste leggi europee che tengono conto di mari del nord e non tengono conto di un mare che è particolarissimo, quello adriatico, che ha produzioni particolari e di grande qualità. Termino. I 17 deputati europei sono lì per fare politica, per salvaguardare gli interessi dell'Italia e questa elezione regionale per noi riveste una vitale importanza perché collega i nostri 72 consiglieri comunali sul territorio con i parlamentari di Roma e Bruxelles. Il tassello mancante è il consigliere regionale, la regione che è importante che legifera per questo territorio. Ricordatevelo. Le problematiche sono infinite e naturalmente qui ci sarebbe da discutere per ancora una mezza giornata abbondante senza... Diciamo che il paradosso di tutto quello che abbiamo detto è che i più grandi esperti mondiali di questo settore sono italiani, sono all'estero, insegnano all'estero e dichiarano quello che stanno dicendo voi. Questo io infatti il mio invito è quello a mantenere tutto quello che è stato detto qui e di prendere appunti per andare avanti. A questo punto io passerei per le conclusioni la parola a Adriano Mei, presidente del comitato in rete, che ci sta dando una grandissima... Come ho già detto il presidente Spacca, io non faccio conclusioni perché le conclusioni le faccio con cittadino per conto proprio. È compito di comitato in rete dare le pagelle in sede elettorale, poi in sede operativa i comitati le danno le pagelle anche agli amministratori, non importa. Citavi giustamente Giovanni che... Dicevi giustamente Giovanni di questi centri, il comitato di San Benedetto di nuove persone non si fermerà. Qualunque sia il momento che avremo i prossimi mesi, perché a luglio ci sarà un incontro qui con una di quelle persone che l'Italia manda all'estero, perché l'Italia non supporta, la professoressa Maria Rita Rossogna dell'Università della Sud California, proprio sulla inutilità di quelle comunità di questa donna. Questo che abbiamo fatto stasera a San Benedetto è il terzo incontro. Abbiamo fatto una fase su alcune sostanzialità di fare. E qui oggi ce ne saranno quattro che ti mancano poi. Però io mi confermo solo che potrà venire, visto che siete alla fine della campagna elettorale, che almeno mandate qualche candidato, perché siamo consapevolissimi delle cambiamenti del comitato locale e la questione della gestione. Dentro queste due cose, perché non facciamo questa questione?
perché dobbiamo imparare a comunicare a noi che, al di là delle passioni politiche che ciascuno di noi ha, dobbiamo permanere in questa territoria uniti e cercare insieme di